Alle 22:30, nell'ultima mezz'ora di calciomercato, ci siamo trovati a strizzare forte gli occhi e a tenere le mani giunte, sperando che le nostre profane preghiere da tifosi granata venissero esaudite. Una giornata intensa quella di ieri per gli addetti ai lavori e non solo. Ieri mattina Enes Nadarevic è stato in città per rescindere il contratto, pronto ad affrontare una nuova esperienza all'estero. Bloccata per motivi burocratici la partenza di Davis Curiale, che sarebbe dovuto approdare al Foggia. In entrata per il Trapani non tante sorprese, i nomi che vestiranno la casacca granata circolavano già da tempo. Alla corte di Cosmi si aggiunge Giuseppe Figliomeni, difensore classe 87, e Santiago Colombatto, centrocampista del 97 di cui si dice tanto bene. Quest'ultima operazione è maturata poco prima del gong, ma alcuni tifosi, rincuorati già nei giorni precedenti dalle mancate partenze di Scozzerella e Citro, alle 14:30 sono esplosi di gioia. Io resto qui è lo slogan che ormai è diventato tormentone. Bruno Petkovic non si muove, la volontà del giocatore è stata quella di continuare il cammino col Trapani. A permettere questo però anche le offerte pervenute che non sono state convincenti. A lui i sostenitori granata affidano il sogno che hanno conservato in uno spazio del loro cuore, quello di poter competere ancora per la massima serie, consapevoli che se una speranza c'è passa anche e soprattutto da lui. Lui, quindi, sarà il detentore dei nostri desideri. È vero, la società è stata chiara, obiettivo salvezza, e consapevoli ne sono anche i tifosi. Ma chi ci nega di sognare ancora una volta?